Buongiorno a tutti ragazzi, anzi a sto punto buonasera e buonanotte perché il video sarà caricato credo stasera. Sì, sempre solita voce, non è cambiata, raffreddore dopo il day one, 16 ore non stop come ho detto nel video precedente, ma eccola qui, iPhone 5, la sua scatola. Allora io l'unboxing l'ho già fatto, non resistevo eccetera, però vi elencherò tutte le novità che ci sono in questo iPhone, comprese partendo tutto dalla scatola, dalla nano SIM e tutte le funzioni. Allora, iniziamo partendo dalla scatola. Intanto, come possiamo vedere, la scritta è stata snellita e si vocifera che sia snellita per il fatto che l'iPhone sia più sottile, quindi la scritta di iPhone 5 è più sottile per questo motivo. Qui sulla parte al di sopra della scatola vediamo il nostro iPhone 5 in tutto il suo splendore, come possiamo ben vedere. Sotto le classiche istruzioni e definizioni, quando i gigabyte, possiamo vedere 32 gigabyte, le classiche meline ai lati. Ma andiamo subito a vedere cosa ci presenta questa scatola. Allora, ovviamente la manualistica come solito fare, ma c'è una piccola differenza nella manualistica di quest'anno: non si apre più così, ma è tutto di lato. E cosa molto bella, ci sono le meline Apple ancora più grandi. Quindi, per i più fanatici, questo è davvero una bella cosa. Poi, cosa troviamo all'interno? Allora, il cavetto Lightning che io già ho spacchettato è davvero sottilissimo, ragazzi. Cioè, è una cosa stupenda. Non ce n'è, così piccoli, così compatti, così reversibili. E vi devo dire che la ricarica con il cavetto Lightning è davvero veloce, cioè assolutamente veloce. E nella confezione troviamo ovviamente il caricabatterie standard e anche le cuffie. Noi abbiamo già fatto uno speciale su queste cuffie. Allora, se le cuffie normali Apple precedenti a queste da 1 a 10 davo un voto di 5, a queste do un bel 7,5, cioè sono davvero un bel passo avanti per Apple e la pratica custodia le rende ancora più confortevoli da portare con voi. Ma richiudiamo il tutto, cominciamo a parlare davvero di iPhone 5, ma partendo dalla nano SIM. Io ho preso una nano SIM della Vodafone. Allora, l'unica cosa che non mi è piaciuta è che loro ti fregano dicendoti che è una nano SIM 4G, quando ancora la Vodafone 4G non esiste in Italia praticamente. Quindi a me dà fastidio il fatto che mi danno questa pubblicità ingannevole per tutto questo periodo di tempo. Ma bando alle ciance, la cosa più importante è avere iPhone 5. Allora, tutti mi avete detto su Facebook e Twitter: Mirko, dove hai preso quel bumper? Non è un bumper, è una custodia anche sul retro. Come potete ben vedere, trasparente. Qui c'è l'iPhone bianco, davvero stupendo. Allora, le prime impressioni che ho avuto quando l'ho preso in mano: allora, intanto più leggero, cioè si sente il peso molto meno per due semplici motivi. Il fatto che abbiano scalato 30 grammi, bene, ma essendo che lo schermo è più lungo da 4 pollici, in automatico al tatto il peso si distribuisce in un modo più uniforme nella mano e quindi sembra ancora più leggero. Quindi doppia leggerezza secondo me. Poi vabbè, ultra sottile, ormai si sa, migliorata la sottigliezza, la larghezza ovviamente è stata ampliata, cioè un iPhone davvero rinnovato sotto l'aspetto estetico, non al 99%, ma un bel 50-60% sì. Allora, cosa importantissima, il tasto home, anche se è stato migliorato, il tap del tasto home è cambiato, cioè non fa, fa un rumore diverso e dà più sicurezza nel tap. Credo che l'abbiano migliorato apposta per evitare che si rompa molto facilmente e devo dire che fino adesso lo trovo davvero molto comodo. Allora, iniziamo subito con le caratteristiche fisiche, oltre a quelle che ho già detto. La fotocamera ovviamente frontale HD, che io ho usato prima per girare il primo video, il sensore di prossimità e di luminosità ambientale, lo speaker ovviamente, in cui è stato aggiunto un microfono interno qui dentro per la riduzione del volume. Al di sotto abbiamo lo speaker per l'audio, il microfono, il jack per le cuffie e plan per il nostro magnifico Lightning, come vi ho fatto vedere prima.
Sul retro, vabbè, metallo satinato, alluminio satinato, metallo satinato come preferite, vetro ceramicato sul bianco, nella lente ricoperta di cristallo di zaffiro perché protegge meglio la lente da urti, sporcizie e quant'altro, microfono, secondo microfono per rimuovere i rumori e flash LED, ovviamente tasto power e al di sotto. Qui troviamo il tasto home, qui la parte è pulita, giustamente hanno spostato il jack delle cuffie sotto e alcune persone mi hanno detto che il spostare il jack delle cuffie sotto non va bene, invece secondo me è buonissimo. Allora vi spiego perché. Quando noi abbiamo l'iPhone dritto sulla mano lo infiliamo in tasca così, perché quando noi lo usciamo dalla tasca così lo vogliamo già dritto nella mano, quindi avere le cuffie sotto è molto comodo perché le teniamo nell'ordine in cui perfetto che noi vogliamo, quindi davvero secondo me buone. Ovviamente tasto per vibrazione e suono, i tasti del volume più e meno, ma andiamo a vedere subito 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 le funzionalità. Allora, intanto io ho riempito già la home screen, perché avere solamente se, cioè prima avevamo 5 icone per lunghezza, adesso ne abbiamo 2, 4, 6, cioè davvero stupendo. Nel frattempo arrivano le push della nostra app, iAppZane. Vi faccio vedere subito la cosa che mi dà troppo fastidio. Allora, ad esempio, iAppZane, ancora noi dobbiamo aggiornarla in questo video, perciò vi faccio vedere solamente alcune cose. Allora, come potete vedere, siccome non è ottimizzata per iPhone 5, i lati al di sopra dell'iPhone si scuriscono. Le applicazioni come WhatsApp in automatico la tastiera sale e quindi noi non scriveremo più qui, ma a questa altezza, e quindi viene un po' scomodo perché per abitudine noi non scriviamo lì sotto. Per il resto, fotocamera migliorata, hanno ampliato un attimo, vi sposto la direzione della fotocamera. Hanno ampliato, diciamo, un po' più le funzionalità della fotocamera, non di molto, ma abbastanza. Hanno reso a schermo intero la registrazione video perché, giustamente, avendo più spazio a disposizione con l'iPhone, con lo schermo più grande, si possono registrare video a una risoluzione maggiore. Stessa cosa. Fotografie, ma le fotografie c'è un piccolo problema. La risoluzione delle fotografie, come vi faccio vedere adesso. Ad esempio metto questo soggetto, lo mettiamo a fuoco e scattiamo. Salviamo in HDR. Se andiamo a vedere la fotografia, come potete vedere si vede il bordo, perché la risoluzione delle fotografie è rimasta quella di iPhone 4S, ma la definizione è aumentata, cioè fare delle macro, come potete vedere con iPhone 5, cioè è davvero impeccabile, impeccabile, non ce n'è, la fotocamera è molto migliorata. Poi, vabbè, Siri, come lo conosciamo tutti, ancora mi dà nessun servizio perché erano SIM e non me l'hanno attivata, prima che poi commentate e mi dite perché ancora non ti prende il tuo iPhone 5. Perciò dicevo, novità per quanto riguarda anche Siri, ovviamente in italiano con iOS 6, risposte più fluide, molto più veloce l'utilizzo, non ve lo faccio vedere perché i server Apple in questo periodo non vanno bene, quindi rischierei di fare brutta figura, ma lo provo lo stesso. Ciao Siri! Sì. Salve Mirko. Ah, ha risposto, anzi direi abbastanza in tempo reale. Come va? Felice di esistere. Che fai? Sto pensando. Grazie. Ogni tuo desiderio è un ordine. Beh, direi che Siri è davvero molto più celere nelle risposte, molto più naturale. Ovviamente possibilità di utilizzare Facebook, Twitter e molto altro ancora attraverso Siri e molte altre funzioni. Funzionalità molto ben fatta su iPhone 5 sono le mappe in 3D. Se noi andiamo a vedere, ad esempio, Milano, Duomo, e zoomando sul Duomo di Milano attiviamo le mappe ibride in tre dimensioni, in automatico cominceremo a vedere il Duomo di Milano, come potete vedere, in tre dimensioni.
una fluidità davvero spaventosa dell'iPhone 5, non ci sono rivali secondo me. L'unica pecca è che le mappe presentano alcuni bug che Apple dovrebbe diciamo risolvere al più presto, perché ci aspettiamo questo piccolo upgrade su iOS 6. Lo stesso Tim Cook ha detto di usare per adesso applicazioni di terze parti, ma onestamente io mi sono trovato molto bene con le mappe, anche con il turn by turn, quindi la navigazione attraverso l'aiuto di Siri che ci indica la strada con la voce. Io mi sono trovato davvero molto bene. Wi-Fi potenziato, BGN 150 megabit, compatibile con le AirPort Express e molti altri modem, con quelli vecchi credo non tanto. Io ad esempio ho un modem vecchiotto, lo devo cambiare, non riesco a sfruttare bene tutte le funzionalità di questo iPhone, per questo la velocità che esso incorpora. Allora, oltre a questo cosa devo dire? Processore ovviamente raddoppiato, dual core per quanto riguarda la velocità del processore in generale, processore grafico ci dicono un 3 core, quasi quad core, prestazioni davvero ottime, non ci sono attualmente rivali dual core che possono competere con questo tipo di smartphone. Lo stesso Galaxy S3 quad core fa fatica a superarlo, ma lo supera comunque di poco. Noi comunque siamo contenti di questo. Che dire, le prime impressioni di questo iPhone le ho già dette praticamente all'inizio. Piccolo cambio di scenografia. Dicevo, le prime impressioni le ho già dette prima. Molto leggero, molto compatto a tenerlo in mano, più sicurezza, più conformità diciamo al nostro utilizzo con la mano. Semplicità d'uso, ovviamente iOS 6 non ha rivali al mondo secondo me, ma non lo dico solo io, lo dicono oltre che le statistiche i consumatori. Mi aspettavo qualcosa di più da Vodafone su questa pubblicità ingannevole, ma vabbè, questo alla fine sono scelte di marketing loro, potrebbero anche essere indagati dall'antitrust per pubblicità ingannevole, ma vabbè, non mi abbasso a queste stupidate. Dopodiché nulla, in questi giorni faremo test sulla batteria, quindi vi sapremo dire la configurazione esatta da effettuare con l'iPhone per far durare al meglio la vostra batteria, ma devo dire che già riesco a fare una buona prestazione. Cioè, oggi sono all'80%, sono le 18:50 e utilizzo l'iPhone dalle 10, perciò credo che fino adesso sia un buon risultato. Vi saluto, vi mando al prossimo video, ciao a tutti da Mirko.